principali per le quali siamo qua. Esame della petizione presentata dal Comitato Aria Pulita da Ilva di Sivenoglia in merito all'eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale di qualsiasi deroga invariante alle norme tecniche di attuazione del vigente PGT, articolo 60.5 lettera B, destinazioni d'uso in riferimento a nuovi insediamenti sui vicoli. È una pronuncia, quindi non ci sarà, non servirà a questa discussione una votazione, ma sarà proprio un'espressione della maggioranza, della minoranza, di tutti i consiglieri su questo tipo di dialogo che è stato richiesto. Scusi Presidente, lei da quello che capisco non vuole levare un voto sulla questione. Abbiamo ragionato prima che potesse essere un dialogo. Dovremmo dire il nostro parere. Sì, sì. Ma certo, assolutamente. Sì, c'è una risposta scritta. La maggioranza sì, sottoscritta. Sì. Ah, quindi c'è una proposta della maggioranza. C'è una proposta. Sì, una loro la risposta. Sottoscrizione prevede anche un deliberato, una richiesta che ci sia una fobia per le delibere, insomma, quindi facciamo delle delibere. Abbiamo sempre votato la strumentalizzazione. Ma no, ma non cominciamo con questa strumentalizzazione politica. Scusi, io ho fatto una domanda tecnica, scusi. No, non stiamo parlando di strumentalizzazione, stiamo parlando di... Vabbè, ma tu l'hai detto per i profughi, lo puoi dire per qualsiasi cosa che non strumentalizziamo. Però noi siamo qui a chiedere se si devono delibere. Cioè, noi si vede che abbiamo la fobia delle delibere. No, ma per me la fobia non c'è. C'è ritardo nella pubblicazione. È stata chiamata fobia delle delibere. Vabbè, lui ha detto così. Veramente non si capisce niente di quello che stiamo dicendo. Allora, c'è una proposta, uno scritto che è tenuto controfirmato dai consiglieri di maggioranza che sarà letto. Partiamo da questo e poi ci confrontiamo se voi avete altrettanto da leggere, oppure ci sarà il dialogo che ci è stato richiesto. Si parte dalla petizione. Sì, allora. Leggiamo la petizione. E poi la risposta e poi la discussione. La petizione è rimasta in mezzo al fatto che c'era anche Rosa, non è riuscita a Caterina Rosa. Magari il pubblico c'ha qualche modulo rimasto, possiamo leggere. Ma l'ironia non ha confine, ragazzi, ascoltate. Anche l'ironia non ha confine, pensiamoci la ciliegina. Presidente, ma si può parlare in questo consiglio? Ma ci si può esprimere come si vuole, bisogna essere inquadrati. Ma certo. Io non sono nato in Bulgaria, non sono abituato. Sei ironico però. Sono ironico, quello vuoi dire. È intelligente capire l'ironia. Molto ironico. Molto intelligente capire l'ironia. Diamo un buon esempio. Vogliamo fare i protagonisti sin dall'inizio. Bravi, complimenti. Avete iniziato bene. Complimenti, avete iniziato bene. Hanno iniziato la grande. Allora, cambio di programma. La risposta non la facciamo più, ne facciamo un'altra. C'erano due soluzioni. Questa è la seconda soluzione. Petizione ex articolo 33 dello Statuto Comunale. No al nuovo insediamento produttivo intensivo di 10.620 suini. I sottoscritti, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto Comunale di Sivenoglia, presentano la seguente petizione affinché il Consiglio Comunale si pronunci in merito nei termini del medesimo articolo. Testo della petizione.
il Consiglio Comunale dichiari la propria indisponibilità ad approvare qualsiasi deroga alle norme tecniche di attuazione del vigente PGT. Articolo 60.5, lettera B. Destinazioni d'uso. Destinazioni vietate. In tutte le aree agri è tassativamente vietato, oltre agli usi già vietati in forza di legge, di precedenti disposizioni generali e speciali o comunque escluse dalla precedente lettera A, insediare nuovi allevamenti suinicoli ed incrementare con o senza aumento della superficie delle attrezzature il numero dei capi degli allevamenti esistenti regolarmente accatastati alla data di prima approvazione del PGT. Scrive Noglia, 26 aprile 2017. Si dichiara ai sensi del DLGS 30 giugno 2003, numero 196, codice in materia di trattamento di dati personali, informazioni che non saranno utilizzate per la seguente petizione. Naturalmente seguono tutte le firme di chi ha partecipato, ha aderito a questa petizione. Allora, posso sapere quanti sono, Presidente? 168, mi pare ricordare. Più l'integrazione di ieri, che onestamente non ho conteggiato, anche perché è arrivata all'ultimo momento, però possiamo andare a prendere, la riconteggiamo. No, e no, 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 grazie, grazie. Faceva già il numero. Allora, procediamo come previsto alla lettura di quella. No, procediamo con la lettura dell'avvocato Arria. Visto che dall'avvocato Arria. Quindi la lettura fa parte dell'atto deliberativo, viene allegato al verbale. Quale? Questo. Questo, sì, sì. Va allegato al verbale. Certo. D'accordo, si dà la lettura. Nella lettura viene allegato il verbale. Certo, l'avvocato mi ha chiamato stamattina e mi ha detto che posso tranquillamente usare questa cosa in prima persona, nel senso di dire che lui la avvalerà. Il verbale da quanto tempo è quel parere lì in comune? Questo verbale? Sì. Da questa mattina alle 12.30. Io avrei piacere che fosse stato depositato, se ne dobbiamo tenere conto. Ci invitate nel consiglio e voi ci fate le sorprese? Non è una sorpresa, Marco. Ma continuiamo. Andiamo con allora leggiamo. Si metta a verbale che l'atto non era depositato 24 ore prima. No, stamattina 12.30 mi ha anche telefonato. Posso dire, prete, scusa. Il materiale della minoranza del consiglio non è neanche stato ritirato. E ce l'ho detto neanche ritirato. No, perché c'è la doppia voce, c'è l'eco. No, il sindaco dice quello che non dice il sindaco. 12.30 non lo volevo. Quindi era difficile che la minoranza non potesse accedere. No, benissimo, grazie. Non lo volevo nemmeno leggere. Ma ci avrà fatto cosa? Se è stato, cioè se il tono continua ad essere questo. Ma no, il tono, che tono è? Scusa, dice che non ho ritirato i documenti, non c'erano? Perché se tu non lo vuoi leggere, non lo vuoi legare al verbale, non lo leggi. Se quello è un documento acquisito dal Consiglio, chiedo che sia legato al verbale. Anche perché così ci potremmo documentare, vedere. Allora, leggo quella che è la nostra risposta alla petizione. Però. Quindi stamattina è arrivato il verbale e quello. Perfetto, grazie. Ma cos'è quello? È qua, Giuseppe, è qua. È una consulenza mia. Cosa mi hai detto l'altra sera in assemblea? Io ti ho chiesto se per caso vedi un parere dell'avvocatoria, mi hai detto di no. Non ce l'avevo. L'avevo verbale, tu mi hai detto. Non produca. Si qui ironizzate tutti, infatti. Allora, non stiamo dissacrando niente. Stiamo discutendo. Veramente abbiamo dissacrato nuovamente, comunque lo stesso. Cosa abbiamo dissacrato? Abbiamo messo lo steccato davanti magari alla chiesa, però fa lo stesso. Oh, ma ancora questo! Guarda, io personalmente ho detto che stavano meglio davanti al municipio, sì. Però questo no, allora, andiamo avanti con il collegamento, sennò veramente Sbeffeggiare significa tenere le cose e tirarle fuori all'ultimo minuto. Questo è la vostra trasparenza, vi siete candidati per la trasparenza.
una nuova lista con persone brave e oneste che faranno della trasparenza il loro primo punto all'ordine al problema. Allora andiamo avanti con i contenuti, per favore, vediamo qual è questa dichiarazione. Allora, premesso che il giorno 3 maggio 2017 il Comitato Aria Pulita Gaeta ha presentato una petizione con 168 firme con la richiesta di pronuncia del Consiglio Comunale nei tempi dettati dallo Statuto sulla disponibilità di votare la variante RPGT per permettere il nuovo insediamento su Nicolo della ditta Biopig. Valutata la petizione stessa, si vuole esprimere una linea chiara sulla questione in essere e sui punti fondamentali percepiti ed analizzati anche durante il percorso tecnico-ambientale della pratica. Il Comitato per il No ha raccolto e recepito alcune problematiche effettive, già in corso di valutazione sul nuovo insediamento della Biopig, smaltimento, liquami e viabilità. Il Comitato per il No ha recepito anche altre problematiche totalmente prive di riscontri scientifici adeguati, quale la correlazione fra un forte incremento di malattie tumorali e di altre patologie e di altre patologie per l'eventuale insediamento su Inicolo. Spiace inoltre la componente politica all'interno del Comitato stesso e la strumentalizzazione in corso. La continua ironia sul merito della questione ne è una prova tangibile. Di certo il distrattismo paventato non è la nostra politica, che invece è rivolta alla ricerca di soluzioni equilibrate che possano favorire l'economia del Paese nel rispetto delle norme vigenti. Le prime risposte che si vogliono dare riguardano le perplessità effettive. L'inquinamento dei liquami che verranno sparsi sui terreni, verrà nominata una squadra di professionisti agronomi per il controllo degli spargimenti nei mesi estivi, mentre d'inverno permane il blocco. Importante sottolineare che un allevamento di suini rimane comunque meno impattante di un insediamento con emissioni in atmosfera e che i liquami, se sparsi nella misura prevista, rimangono concime per il terreno. La viabilità per gestire questa problematica in modo corretto verrà redatto un piano di viabilità concordato imponendo limitazioni di peso su vie caselle e su via argine e passaggi limitati per il centro abitato. Per quanto riguarda invece le malattie che si dichiarano connesse all'insediamento di questa attività, le affermazioni fatte in più occasioni non risultano essere mai state comprovate né sottoposte al parere di medici qualificati, in quanto tali non rappresentano materia di discussione. Invece una delle domande che ci è stata rivolta per la maggior parte è questa: ma quali sono i lati positivi di questa questione? Oggi possiamo dirvi che oltre agli aspetti già trattati, ovvero l'assunzione di qualche unità lavorativa, l'introito della TARI su 2.500-3.000 euro annui e ad un indotto sulla nostra agricoltura locale con condizioni, con conduzione dei terreni, vendite del ceroso, aumento dei prezzi in funzione di una domanda maggiore, cosa da non poco per un'economia fondata sull'agricoltura o per uno sviluppo rurale con accesso a contributi statali. Oggi siamo in grado di informarvi sul lavoro svolto a favore della comunità e dei progetti che la stessa Biopic si è resa disponibile a finanziare. Sistemazione e asfaltatura di via Bossoline, in modo da abbattere il problema polvere e allargamento in corrispondenza dell'imbocco della strada provinciale. Bonifica ex latteria agricola, insediamento ormai in via di dismissione, con totale demolizione, bonifica amianto e lavoni. Mitigazione dell'impianto su Inicolo con inserimento di una fascia di boschetto e valorizzazione della vicina cava. La nostra politica è rivolta alla chiusura dei siti non in regola e all'autorizzazione di quelli pienamente a norma di legge. Noi crediamo che la conservazione totale del territorio porterà inevitabilmente alla morte economica del nostro paese. Non possiamo rimanere alla finestra e non vedere che questa nostra piccola comunità è destinata a sparire piano piano. La nostra economia deve essere stimolata e soprattutto deve avere la giusta dinamicità per permetterci di vivere, di avere sviluppo, di non arrenderci e dire sempre a priori no. Le preoccupazioni nostre del Comitato sono in parte condivisibili, ma non si può arrivare al punto di spaventare una comunità intera
per un allevamento di suini di ultima generazione che porterà a sviluppo agricolo, zootecnico ed agroalimentare, ma soprattutto eleverà ancor più i nostri territori per la produzione di prosciutti e carne italiana certificata, eccellente in tutto il mondo, con marchio prosciutto di Parma. Eppure, alla luce di queste considerazioni, la nostra linea politica è ora chiara. In presenza dei pareri favorevoli degli enti proposti, la prima conferenza dei servizi con la provincia per la VIA si è svolta il 18 maggio, noi appoggeremo questo insediamento e per contro la bonifica di questi insediamenti che invece non rispondono più agli standard della normativa applicativa. I nostri cittadini saranno parte attiva di questa nostra scelta, ecco perché siamo disponibili ad un confronto chiaro, diretto, leale e civile con la cittadinanza durante la prossima assemblea del 12 giugno e se necessario con una consultazione popolare. L'impianto BioPIC, edificato nel 2008, è stato soggetto alle stesse procedure, in quanto tali norme urbanistiche sono entrate in vigore nel 2005, ma in quell'occasione nessuno contestò il progetto e fu consentito senza alcuna compensazione o prescrizione a favore di opere pubbliche o di pubblica utilità, che neanche furono richieste. L'approvazione del PVC del PGT nel 2011, con l'inserimento di quella norma ora discussa, non fu votato all'unanimità. Infatti tale norma rimane decisamente discutibile, visto che vieta quello che normalmente in una zona agricola non si può vietare. Difatti non viene fatta alcuna citazione nei piani provinciali e regionali. Vedi la sentenza TAR. Allora, questa è la nostra dichiarazione. Vedi sentenza TAR della Regione Lombardia, non abbiamo... Sentenza TAR della Regione Lombardia vuol dire niente, io un numero, non la dà. C'erano quelle... le alleghiamo. L'unica cosa che posso aggiungere relativamente a questo parere che è arrivato appunto stamattina alle 12:30 è che... Che non è quello che è. No, assolutamente. Questa è la nostra... No, perché l'avvocato lì ho troppo schifo. No, assolutamente. Era relativo al PGT che è stato discusso anche l'altra sera in serata e questo era il discorso. Se volete lo possiamo leggere, io mi posso in questo caso scusare, ripeto, l'ha mandato... C'entra qualcosa sul PGT? No, è rilevante, diciamo, allora, consulenza. La responsabilità, io avevo fatto due domande all'avvocato, chiedendo sulla responsabilità degli amministratori, perché anche questa cosa è stata particolarmente... La responsabilità è sempre permanente per qualunque scelta amministrativa politica. Il termine permanente è insensato, ma non sottilizziamo. Questa era la frase che mi era stata. Sarà degli amministratori che l'hanno assunta, se vi fosse mai un aspetto penale. Se ne devono dare carico le varie amministrazioni che si succedono negli altri casi. In tal senso permane come scelta del comune. Ovvio che il settore salute, ambiente e territorio è più sensibile. In tal senso è la stessa legislazione di riferimento. Non mi pare un'affermazione così significativa né che possa costituire avvertimento. Sul dialogo, nessuna amministrazione, se serio e costruttivo, ovviamente vi si sottrae. Non è però concepibile, perché la mia domanda era sul dichiararsi indisponibili alla deroga. Non è però concepibile dichiararsi indisponibili per scelte future. L'amministrazione non può dichiarare a priori che non farà certe scelte, pregiudicando la propria autonomia decisionale. Può solo dichiarare che nel caso l'ipotesi di una deroga, quando sarà presentata alla pratica, verrà valutata con la massima attenzione, onde vedere se legittima e evitando che arrechi problemi o danni alla comunità. Dal documento allegato sembra che si intenda dire che non sono possibili nuovi allevamenti o incrementi negli esistenti. La norma relativa va modificata e perciò si dovrebbe seguire la procedura di variante. In sostanza, anche qui si avverte la pubblica amministrazione in tal senso. Se questa è la normativa, significa solo che il Comune potrà sentire quanto richiesto solo tramite variante.
siccome non conosco il progetto, la pubblica amministrazione al momento opportuno e senza poter dichiarare, indisponibilità preventiva o meno, valuterà il progetto, acquisirà i pareri necessari e se il progetto implicherà una variante, valuterà se dare o meno corso ad essa, ponderando e gli aspetti della collettività e la fattibilità di quanto richiesto. L'ufficio tecnico sarà bene a corrente delle norme e la pubblica amministrazione darà la sua risposta dopo l'esame tecnico. Ciò vale per tutte le procedure, non solo per questa, le quali abbiano o meno significato rilevante nel contesto comunale. Il giudizio va emesso a documentazione completa e la pubblica amministrazione può, anzi deve, chiedere la documentazione se carente. Il Comune deciderà anche, in conseguenza, quale sia la via legittima per procedere. In definitiva, seguire le regole non significa dare un giudizio preventivo, che sarebbe comunque amministrativamente, in qualsiasi caso, non corretto e non terrebbe a priori conto di quanto il cittadino andrà a presentare. Forse non l'ho letta benissimo. Ho capito benissimo, però è stato dato l'incarico per la redazione di questo parere. Con che delibera? Non con una delibera, io sono andata 10 giorni fa a parlare con lui in forma discorsiva. E quindi da un parere gratis? Glielo chiediamo. Io stamattina, quando mi ha telefonato e me l'ha mandato stamattina, gli ho detto: dottore, poi ci sentiremo domani o dopodomani per la cortesia, perché non mi aspettavo un parere scritto, visto che ci eravamo sentiti 10 giorni fa. Stamattina l'ha mandato e comunque era mio... come posso dire, anche per una mia tranquillità personale, avere queste informazioni che, se da un punto di vista verbale giustamente non valgono nulla, quantomeno abbiamo un qualche cosa su cui io posso fare un po' di affidamento, quantomeno io come persona. Dopodiché, ripeto, è l'avvocato di fiducia del Comune? È l'avvocato da cui, da quando noi... Quello che abbiamo perso l'ultima causa, no? Questo non lo so. Quello che abbiamo perso una causa, quella tra quello che ha dato il parere. Claudio forse il no, Claudio se pensare il figlio di Stefano, non lo so. Claudio Calametta. Io non so di fare caso di delibera di giunta per rimborsare i danni causati al Frutteto di Fila dalla. Non dipende da come si vuole vedere, noi non crediamo di averla persa, noi crediamo di averla vinta. Ah, sì. Ma continuiamo ad andare avanti così, ragazzi? No, beh, posso chiedere delle informazioni? Ma io rispondo. La causa è stata persa da voi? Vabbè, no, ma comunque non è un detto delle cose. Supponiamo ci sono tutte le cause, non è che avete perso voi, ce ne sono più di una. Ce n'è più di una, no, tira fuori le cause. Dobbiamo fare la storia delle cause. Signori, questa è la nostra linea. Vi ringrazio di averlo letto. Sul documento conseguente, non so se è stato fatto prima o dopo il parere, dopo volevo esprimere. Scusa, non ho capito il documento. Sul parere lo leggerò con calma. Certo, ma io lo posso però dire. Però sul documento che hai letto prima del certo parere. Certo che ci esprimiamo, quello ed è certo. Quella è la discussione, infatti, certo, ci mancherebbe, certo. Magari l'ho letto anche di corsa. No, no, non ho capito, certo. Allora, posso parlare io o parlo io, però aspetto anche gli altri. I passaggi che hai fatto, sul parere lo leggerò con calma, è un professionista che stimo molto. Hai degli iscritti? No, io degli iscritti non ne ho. C'è la registrazione oggi? No, io voglio chiedere alcune cose. Intanto, ho visto un passaggio in cui si parla di un PGP che non è stato approvato all'unanimità. Sì. Ecco, e io questo lo ricordo, quel PGP non è stato approvato all'unanimità, c'è una dichiarazione di voto legata al verbale che non è pubblicato sul verbale, ma che comunque è nell'originale degli atti, sì, in cui la minoranza di allora non ha approvato il PGP, sì, perché il responsabile del procedimento della VAS era un assessore esterno del che non era consigliere. Vorrei finire, era un assessore del Comune, cosa che fu superata prima della pronuncia da parte del Consiglio di Stato, comunque la minoranza allora dichiarò questo, compreso... Magari piano, sì, scusa, per carità. Mi rendo conto, comunque,
che era un normale. Ho verbalizzato tutto. No, perché erano fatti. No, ma non ho richiesto particolari di verbalizzare quello che dico. Le dico solo. Quella delibera fu votata in sede di votazioni intermedie su tutti i punti e le osservazioni con voti favorevoli, unanimi e contrari nei singoli punti. La votazione finale fu preceduta da una dichiarazione di voto del capogruppo Chidini, il quale dichiarò di votare contro, e con lui votò contro tutta la minoranza, come è il suo diritto, come tutte le minoranze, prima si di votare contro, perché l'autorità procedente della VAS del PCT era l'assessore Baraldi. Assessore Baraldi che apparteneva al comune, l'autorità non era esterna, cosa che si è verificata anche nella VAS relativa al documento collegato alla petizione di questa sera. Addirittura qui stiamo parlando di un assessore che è anche consigliere, che quindi sarà chiamato a votare la variante al PCT al momento finale dopo aver condotto il procedimento. Su questo mi riservo di presentare una mozione per valutare l'opportunità di autoannullare quel procedimento nel quale io ho rinvenuto alcune carenze procedurali che potrebbero viziare tutto il procedimento, ma sarà oggetto di futura richiesta. Non riesco a dire. Stavo parlando della VAS, del procedimento PIOPIC, data fatta, conclusa con il verbale di seconda conferenza all'inizio di gennaio di quest'anno. Però, detto questo, quel documento in cui si fa una considerazione sul fatto che il PCT non è stato votato all'unanimità, questo è stato il motivo, cosa che si riproporrà probabilmente nella prossima seduta. Nel merito io lascerò parlare il mio capogruppo, perché lì ci sono delle valutazioni più politiche che tecniche. Certamente è un modo per sfuggire alle richieste. Apprezzo di più le risposte ironiche che le risposte che non sono risposte, perché sfuggire a una richiesta in questo modo. Ma quale richiesta? Quella del comitato che stiamo discutendo oggi. Perché sto sfuggendo a una richiesta? E qual è il senso di questo documento? Allora spiegacelo, perché io non ho capito nemmeno. Qual è il senso di questo documento? Della mia dichiarazione? Cioè, la petizione viene respinta, viene approvata? Viene respinta? Veramente non viene respinta la petizione, viene risposto. Ho capito benissimo. Viene respinta con quella motivazione. Tutta la mia disapprovazione, non ironica ma molto seria, molto e preoccupante. Tutta la mia disapprovazione. Lascio parlare gli altri perché se no mi accaloro, poi mi accoro. Non vorrei rispondere perché voi penso che alla fine se ne vada la salute, perché credo di aver fatto l'amministratore e il mio non sarà una risposta politica, perché qui c'è solo la politica. La decisione la prende la politica. Chi prende questa decisione dovrà una volta o l'altra, spero, alzare la mano e farsi fotografare. Io ho fatto per 15 anni il sindaco, mi sono sempre chiesto cos'è che spinge una persona che vive tranquillamente del suo lavoro possa lo spingere ad intraprendere questa strada difficile, complicata, a volte da qualche soddisfazione, il più delle volte da tanti grattacapi. Ho sempre pensato, ho detto, va bene, cos'è che ti spinge? Ti spinge l'orgoglio di essere il primo cittadino del tuo paese, ti spinge la voglia di fare qualcosa per il tuo paese, perché se ci credi ti impegni per fare qualcosa del tuo paese. Se prevale l'orgoglio dici vabbè, faccio il sindaco perché voglio che qualcuno mi ricordi per quello che ho fatto. Io ho commesso tanti errori, tantissimi, li ho sempre fatti in buona fede e in trasparenza. Sono fiero di alcune cose, come per esempio il fatto che Schivenoglia sia il territorio su cui sono stati individuati i pozzi per gli acquedotti di tutti i paesi, Villabruma, Pieve di Coriano, Pingento. Piano piano tutto il Destrasecchia sarà servito dai pozzi che sono stati costruiti anche con i danari dell'amministrazione comunale di Schivenoglia, con i soldi derivati dall'Europa. E sono fiero di aver dato un acquedotto al paese, uno strumento indispensabile nel prossimo futuro.
sono fiero di aver fatto passare la polivalente, ma non c'entra niente, vado oltre. Io mi chiedo allora, questa amministrazione che risponde no a una petizione di circa 200-250 cittadini di Schivenoio. Ma non è vero, scusa, ti interrompo, non sono tutti di Schivenoio. Sì, però di Schivenoio quel numero lì... Tra un po' non sarai di Schivenoio neanche tu, perché comunque non so la domanda. Ho fatto una precisazione. Sì, sì, va bene. Allora, va bene, allora dico 190, se per te va bene. Non li ho contati, io ho visto sempre, c'è di Quistello, Bondino... Io li ho contati, ma bisogna togliere il sacco dal profanare. No, ho fatto una precisazione. Rischiamo di profanare... Allora, un'amministrazione che è stata... Io ho fatto solo qua giorno. Un'amministrazione che è stata eletta per portare aria nuova, formata da persone brave, oneste, persone nuove, che hanno entusiasmo, che proporranno la rinascita e il rilancio del comune di Schivenoio. Io mi chiedo, di fronte a questa iniziativa che a quanto mi si dice o quanto mi si sussurra è già in progetto da un anno, forse più, si è parlato appunto di questa mega porcellaia. È questo che fra due anni, quando scadrà il vostro mandato, porterete in visione ai vostri elettori che vi hanno eletto anche per l'aggiornamento del PGP alle esigenze del Paese, con una pianificazione residenziale e aziendale senza alterazione delle realtà agricole e urbane. Io mi chiedo, è questo il progetto che farà, che sarà il fiore all'occhiello di questa amministrazione? Non lo so. Quali sono i motivi che hanno spinto e spingono tuttora e in futuro questa amministrazione a spendere quattrini, soldi per avere pareri, per giustificare un'opera di un privato che non porterà assolutamente nessun vantaggio, né ora né mai, forse in futuro ne porterà ancora meno, perché come tutte le latterie di questo mondo e con tutti gli allevamenti piano piano invecchieranno e produrranno probabilmente dei danni che all'inizio non producono. Ma questa è la storia di tutte le industrie. Ma questa non è un'industria, è un'attività agricola che darà lavoro a due persone, possibilmente stracomunitari. È un'industria che darà incremento al traffico del paese, passeranno tanti autobotti che trasporteranno circa 20.000 metri cubi di liquami all'anno, 20.000 metri cubi. Provate a immaginare 20.000 metri cubi e li porteranno attraverso non so quali autostrade, perché non passeranno per via Caselle, non potranno più passare per via Argine, immagino, o si userà un qualche mezzo sui canali di bonifica o dovranno passare sulla P40. Questo è un altro vantaggio. Un altro vantaggio è la salubrità dei luoghi, profumi, moscerini, zanzare, mosche. Questi sono tutti i vantaggi che ci porteranno queste attività. In cambio di che cosa? Io mi dico, ma come fa un'amministrazione a votare contro la propria regola normativa vigente sul piano regolatore, a investire contro il proprio piano regolatore per modificarlo per una richiesta, per una sola richiesta, che sarà unica, perché è una modifica temporanea del PGT, su cui sono stati investiti 20-30 mila euro ai suoi tempi, lo va a cambiare per insediare un allevamento. E cosa dice? Cosa che ci darà questo allevamento di fronte a un allevamento di 10-15 mila maiali all'anno? Verrà assorbito un allevamento di 1000 maiali. Questo è lo scambio, questo è il vantaggio che ne deriverà all'amministrazione comunale di Schivenoia, che informerà i suoi concittadini, che vigilerà perché invece di buttare 3-4 cm di piscina sugli terreni ne butterà 10, perché quando piove, quando non c'è più spazio lo dovranno per forza buttare, andrà incontro all'agricoltura del futuro di Schivenoia, un'agricoltura fatta da illustri, da bravi imprenditori agricoli che hanno puntato sulla
biologico, naturalmente sarà un'isola biologica, non come l'isola Mantovana, ma sarà un'isola biologica circondata da campi infiniti di liquami. È questa l'iniziativa della maggioranza per rispondere ai propri elettori per la difesa del suolo, per la difesa del reddito? Nel frattempo Scrivenoia continua a spopolarsi come prima, né più né meno, forse di più. Ultimamente non è che ci siano stati fatti dei grossi investimenti, a parte il ventilato acquisto della Corte Cucca, io non riesco più a vedere da che parte stanno gli investimenti per lo sviluppo del paese da parte di questa amministrazione, e mi chiedo a questi amministratori cosa rimarrà nelle tasche, non prendetemi, cosa rimarrà nel proprio orgoglio, nel proprio vissuto di orgoglio per questi grandi esempi di investimenti che cambieranno il paese e che renderanno Scrivenoia come San Giovanni, e mi perdoni il sindaco di San Giovanni, ma renderanno il paese di Scrivenoia un paese vivace, movimentato, dove ci sono imprenditori che investono, e quindi saremo tutti contenti, perché queste erano le promesse elettorali di Rilancia Scrivenoia. Vedremo il rilancio. Vi auguro buona fortuna. Secondo me vi state scavando una triste fine mandato. Auguri. Posso fare una domanda? Scusate, una cosa che non ho avuto modo di chiedere prima. Per quanto riguarda la variante al PGT, se venisse approvata in via temporanea, non si rischierebbe di creare un precedente in base al quale poi chiunque potrebbe venire a chiedere altre varianti temporanee? Chiara la mia domanda? Ho già risposto anche la mia chiara. Che questa è una deroga e se viene accettata solo e solamente per questa fattispecie. Le altre fattispecie dovrebbero chiaramente presentare un'analoga domanda e verrà vagliata. Poi io non credo che ci siano tangibilmente posti che abbiano un'indicazione chiara che può avere quella zona come discorso, perché poi ci sono tutta una serie di distanze da mantenere che probabilmente quella zona garantisce altre zone. Se questo avvenisse, cioè, se trovasse un sito idoneo e un'altra persona, cioè la mia domanda è questa. Ora c'è una legittima che è in vigore da 6-7 anni. Dal 2011. Ok, perfetto. Con questa norma inserita e quant'altro. Per cui dico, se adesso creiamo un precedente e un domani venisse respinta una nuova domanda, a quel punto chi fa la domanda? È possibile che possa fare un ricorso? Quindi cioè, ci ingarbugliamo le carte ulteriormente? Ma il problema è proprio quello che ti ho detto, che la domanda deve essere una domanda che vada a corrispondere il discorso urbanistico di tutte le distanze a livello tecnico, e qui nella nostra zona difficilmente si riesce a trovare. Tra l'altro la valutazione che è stata fatta a priori è anche un'altra, che la media dei capi per comune. Noi abbiamo avuto un confronto che c'è stato anche durante forse la prima conferenza dei servizi, dove c'è stato il confronto con i tecnici della provincia, che ce n'era più di uno, e chiaramente loro hanno valutato e hanno detto che l'incidenza sul nostro territorio, non solo Scrivenoia, anche i paesi limitrofi, è molto molto limitata attualmente. Attualmente rispetto ad altri paesi come San Benedetto, Pegoniano, Bagnolo, Cabriana, Marcaria, che hanno 60.000 capi sul territorio, qui da noi, noi siamo invidiosi, vogliamo arrivare a questo numero. Noi non vogliamo arrivare a questo numero, però il paragone che ti volevo far capire era che il rapporto di tante con numero di capi deve avere comunque un rapporto predefinito. Questo è il concetto. E il rapporto predefinito, noi con questo insediamento non lo superiamo, cioè non superiamo la media provinciale. Anzi, rimaniamo al di sotto. Questo è il concetto. Sta di fatto che su Scrivenoia il nostro territorio, secondo me, l'ubicazione del nostro territorio a livello urbanistico non può permettere questo. Non può permettere questo. Io ho delle perplessità. Io ho ascoltato il parere dell'avvocato, il quale dice, secondo me, non è possibile pronunciarsi
preventivamente, in assoluto, senza valutare il progetto. Che peraltro c'è una sua valutazione, perché la VAS è finita, la viva, che è una conferenza, ma a parte questi istruttori che uno può dire, mi riservo, però non mi sembra che abbia sparato contro così tanto il nostro PGT. L'avvocato Arria? No, l'avvocato Arria. Ha detto solo, è meglio che vi pronunciate dopo, però non ha detto è illegittimo il PGT. No, però ha detto, a livello verbale, per quello che conta il livello verbale, e non voglio stare qui a disquisire su questa cosa, però comunque io l'ho analizzata perché anch'io mi sono fatta queste domande. A livello verbale, l'avvocato Arria ha detto che questa limitazione che è stata data allora non doveva essere messa, è sbagliata quella in partenza, proprio perché è una limitazione che nessun consiglio comunale, ripeto, non è un'osservazione, che nessun consiglio comunale può, tra virgolette, permettersi di mettere, perché limita comunque la vita futura. E sto parlando come... Però che c'è in altri comuni di vicino, ma una norma simile sia stata inserita. Sì, ma non è stata inserita, si parlava di legittimità. Se il consorzio destra secchia dei comuni ha fatto della conservazione dell'ambiente, in special modo i comuni di San Giacomo, San Giovanni, Quingento, hanno fatto questa, hanno prospettato questo sviluppo del nostro territorio, noi siamo pienamente in linea con questa attesa di sviluppo. Non capisco come un'amministrazione dello stesso paese di Scrivenaglia adesso faccia di tutto, perché non ditemi che questa è una mia impressione, questi sono i fatti, l'amministrazione sta facendo di tutto per trovare una ragione per cambiare il piano regolatore, e per quindi permettere un insediamento che a quanto pare non è molto apprezzato da molta gente. Ecco, io non mi chiedo, io mi chiedo questo, ma cosa spera di ricavare l'amministrazione comunale di Scrivenaglia? Ditemelo! Ditemi cosa cercate di portare a casa con questa operazione. Io non lo capisco, io non lo capisco. E nessuno di voi questa sera, né mai, mi ha dato una risposta. Perché se uno fa un investimento, dice, ma io investo 1.000 lire per portarmi a casa 1.500, ma se io investo 10.000 e poi porto a casa 5.000, allora le cose mi fregano. O non c'è una visione chiara della realtà o non so che cosa. Ma nessuno mi ha detto ancora, certo. E sto aspettando, certo, che qualcuno mi dica, portiamo a casa questi vantaggi per... non per, ma per la popolazione di Scrivenaglia, e nessuno me l'ha detto, nessuno mi dice cosa portiamo a casa per la qualità dell'acqua, nessuno mi dice cosa portiamo a casa per la qualità dell'aria, nessuno mi dice cosa portiamo a casa per nuovi insediamenti residenziali. Chi viene ad abitare in una fattoria di animali? Orwell? Il paese degli animali? Ma siamo in un paese agricolo. Ma agricolo cosa? Ma che agricolo sei? Ma non sai che il grano turco ti dà 300 euro di reddito? Venendola in una città. Ma sai che quando toglieranno gli aiuti comunitari, il grano turco non varrà più niente? E noi avremo una mano. E ma noi... se il primo impianto l'hai fatto tu! A cosa? Ma di bagliare! Ma non dir stupidaggini! Ma tu come? Vai a leggere! Vai a leggere l'autorizzazione! Ma eri nell'amministrazione! Ah, ecco, buono! Anche tu sei in amministrazione! Ma hai appallato! Hai appallato! Non ho appallato un accidente! Ma cosa? Ma stai facendo una presa? L'hai fatto tu! Ho preso atto! L'hai fatto tu! E sono 5.000 euro! E sono 5.000 euro! Ma stai lui! Tu non vai a appallare 20.000 euro! Ma l'hai appallato tu il primo impianto! Questo è! Col biogas! E ti dà fastidio! Col biogas! Sindaco chiede se può parlare, perché può anche essere che non posso.
Può fare teatro. Ma siamo non ci sono stai urlando contro ma li siamo tu in barca, no? No? Ma li siamo tu in barca, no? Se si manda la voce, spegnetemi in faccia. Ti manda la voce signore, io sospendo. Dai, dai, sentite tanto, sai. Non sospendi niente perché ho capito, ci mette a urlare qua, ci mette a urlare. Ci alza niente, batte le mani contro. Ma in modo. Parlo! Non urlo, tu urli! Non hai urlato niente! Non urlo, mi sei spendersi abbastanza bene! Non hai urlato! Non hai urlato fino adesso. 5 minuti di sospensione, Presidente. No, io volevo controllare in modo anche io volevo controllare in modo civile. 5 minuti di sospensione. Se un civile sei tu. Posso parlare io? Hai iniziato a urlare? Beh, ho iniziato proprio l'incivile. L'incivile. L'incivile sei tu, dita. L'incivile. Si mette uguale e sbattere sul banco. Basta. Si mette? Basta. Ma dai, ma non siamo mica a teatro! Posso parlare? C'è un teatro! No, c'è un teatro! No, anche signori, cominciati voi, signori, a teatro! Non puoi signori! Ma dai, non è possibile! Non è possibile, possibile affrontare le cose in questo modo! Posso si parlare? Si parla in modo tranquillo! Posso parlare? Ricominciamo da capo, facciamo finta di essere in sala polivalente, no, che forse ci viene meglio, facciamo finta che non è un consiglio comunale, che forse ci viene meglio, facciamo finta che ci sono tutti i nostri cittadini, mi tolgo anche gli occhiali, che giustamente ci hanno votato forse, comunque sono i nostri cittadini, per cui comunque parliamo così tranquillamente e partiamo da capo. Partiamo da capo, da quando è nata tutta questa storia. Vediamo se la lettera non va bene, la dichiarazione ufficiale non va bene, magari va bene una chiacchierata, non lo so, mi domando. Allora, quando è partita tutta questa storia, che giustamente sarà più o meno un anno fa, noi abbiamo convocato qua in sala polivalente subito il signor Giacomazzi Luigi, povero, mi spiace perché è anche una persona anziana. Luigi, giusto? Sto raccontando l'escursus, l'escursus. È anche una persona anziana che a luglio del 2014 viene su qua da me, è il Madese, sindaco, Milano, un po' in più. Successo, Giacomazzi? No, perché là è biomassa, che è un traffico, la mia strada, le tutta verde, tutta bianca, una roba. Io sono rimasta, dico, madonna, io là in fondo non vado mai. Per cui dopo 4-5 giorni, scusate, vado a vedere, non ci sono questa persona, mi dispiace, vado là in fondo e in effetti vedo giustamente tutta la sua corte, tutta l'erba attorno, tutto impolverata da questa storia. Dico, ma non c'ha ragione, poveretto, è vero, dice questa cosa, ma io, ripeto, non sapevo niente ancora del biogas, di come era nato, di tutto quello che creava, di questo traffico, di questo. Sarà venuto su da noi 7-8 volte il povero Giacomazzi. Quando ci viene fatta questa richiesta, perché siccome ci viene detto che la cosa era segreta, comunque non è stata pubblicizzata, forse non è stata pubblicizzata nel modo giusto, però questa persona è stata chiamata apposta personalmente per essere messo al corrente di questa possibilità, dicendo, guardi Giacomazzi, se per caso le cose dovessero andare in maniera corretta e magari tutto procede bene, tutto è, guardi lo stradello, chiamiamolo stradello, questa strada viene tutta asfaltata perché è la prima cosa che noi abbiamo chiesto alla ditta proprio per alleviare non solo il suo problema, ma il problema di tutti. Da qui è partita la cosa con molta serenità e tranquillità. Dopodiché arriviamo al punto che comunque bisogna porre una variante al PGT, c'è tutta una normativa, un iter che io continuo a dire che è comunque da seguire, e questa era l'intenzione di questo Consiglio Comunale, seguire completamente l'iter e arrivare ad un pronunciarsi o meno in base a che questo iter fosse veramente positivo o no, perché può anche essere che non lo sia, nonostante quello che è stato dichiarato l'altra sera in Consiglio Comunale dal dottor Andrea Piascolaro, che dice è vero, può anche non essere che la via sia positiva, ma non ho mai visto nessuna via non positiva. Io questa cosa non lo so perché sono andata anche in provincia, anch'io personalmente, e Maura lo sa perché ho fatto tutto il percorso del comitato, e non è detto che lo sia, perché ci sono tanti problemi e tante prescrizioni. Però tu dici, che cosa noi ci abbiamo visto? Nel preciso momento in cui siamo partiti, nulla. È una domanda che questa ditta ci ha fatto e spero che i miei cittadini mi capiscano, perché altrimenti continuiamo a far casino, litigare e dirci parolacce. Allora, siccome non dobbiamo fare questa cosa, e non dobbiamo farla, e io sono qua per dire non facciamola. Adesso sto perdendo il filo. Lo sto perdendo io. Scusate. Non facciamolo. Sono rimasto. Non facciamolo.
No, facciamo una cosa. Allora, ho detto, non ho veramente perso il filo. Comunque, arriva questa domanda, effettivamente dico, confrontiamola, vediamola tutta. Poi, nell'excursus delle cose, sono effettivamente saltate fuori delle motivazioni che hanno fatto ragionare tutto il Consiglio Comunale e ci siamo chiesti, ma allora, un attimo, ma noi facciamo bene a fare questa cosa o no? Effettivamente tutte queste argomentazioni non si possono cancellare, non si possono dimenticare. Io questa cosa l'ho detta e l'ho detta anche con Mauro anche l'altro giorno, ci siamo sentite più volte. Non è che noi siamo rimasti insensibili a queste cose. Al che? Perdo il filo, scusatemi. Giuro, perdo veramente il filo. Allora abbiamo cominciato a ragionare tra di noi e poi con la ditta proponente se veramente ci potevano essere delle soluzioni compensative, il termine è sbagliato, ma è il termine che usa anche la provincia perché c'eravamo qua tutti, mitigazioni e compensazioni. Compensazioni che potessero addolcire, migliorare, rendere meno aggressivo questo impatto. Quando è saltato fuori il discorso del risanare completamente, bonificare la vecchia latteria che da tanto tempo è sulle parole della gente, a noi è sembrato veramente una cosa molto importante e molto qualificante per il nostro paese. Perché anche la provincia, ne abbiamo parlato qua, ma ne abbiamo parlato anche là, ha detto che quell'allevamento lì è una cosa veramente molto preoccupante. Ed è difficile chiuderlo in 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 10 giorni. Quando la possibile soluzione poteva essere questa cosa, noi sinceramente ci siamo affiancati un po' al processo di questa cosa. Quando poi siamo andati insieme, abbiamo analizzato tutto, abbiamo visto con la io non ero mai andata là, appunto, c'è stato aperto il sito, abbiamo visto questo benedetto laghetto, oggetto anche questo di discussione perché sembrava ci fossero vincoli, sinceramente noi in comune abbiamo guardato, sembra non esserci, ma adesso stiamo presentando tutta la documentazione, anche la provincia ci sta indagando, anche questo laghetto sarà oggetto di estrema riqualificazione, perché comunque abbiamo già una dichiarazione, ma che ovviamente nel caso andassimo ad approvazione di PGT, che poi non è detto che ci andiamo, perché lo stesso, come dice l'avvocato Ria, e come dice tutta la procedura, dovremo pronunciarci poi in un futuro consiglio comunale su questa cosa, sentiremo anche la gente, anche perché devo dire che noi fino adesso non abbiamo mai detto nulla alle persone che abbiamo incontrato, perché fino all'altro ieri non avevamo certezza di tutte queste cose. Io non potevo andare a dire, beh guardate, ma ha promesso che ci risana tutta la latteria. Ma questo l'ha promesso? No, ce l'ha scritto, ha fatto un preliminare. Ma allora rinuncia al progetto? No, lui ribonifica. Ah, ribonifica. No, fa un insediamento? No, assolutamente. Lui fa la bonifica. Lui bonifica completamente. Cosa ci mette il parco giochi? Ci metterà dei maiali? No, ci mette dei maiali. No, stoccaggio cereali, forse stoccaggio cereali, probabilmente un magazzino metterà dentro dei mezzi, ma non ci mette assolutamente dei maiali. Questa cosa è stata chiara, al di là che ripeto, non abbiamo fatto convenzioni scritte, non abbiamo fatto niente perché non siamo a quel punto, non ci siamo, però abbiamo un preliminare in via, io dico ufficiosa perché non è stato fatto protocollare, ma c'è, ce l'ha fatto vedere ieri, di questa cosa. Per cui noi veramente avevamo come punto massimo questo a fine mese, perché se non ci hanno detto, se dobbiamo dire qualcosa alla gente, dobbiamo poterlo dire con estrema sicurezza. Dopodiché, come è stato scritto qui nella lettera, non diciamo che le preoccupazioni del comitato non debbano essere ascoltate o siano trascurabili, anzi, però siamo già in accordo con la ditta. Se per caso, ripeto, se per caso veramente approviamo il PGT quando sarà, che comunque sarà un controllo continuo da parte di una commissione, ci sarà un controllo sulla viabilità, però ragazzi se non crediamo a queste cose allora non crediamo a niente, Queste possiamo evitarle. Come? Queste possiamo evitarle, possiamo prendere delle altre. Nei magazzini? Di cosa? Non lo so. Non possiamo parlare di magazzini. Ma devo accettare per forza un magazzino? No, ho visto che ha dei gruppi che non possiamo parlare col pubblico, una
Parleremo il 12, dai. Io ho cercato di fare un excursus di quello che è stato questo cammino, che è stato anche per noi veramente molto lungo e argomentato e molto preoccupante anche per noi, perché non è che noi abbiamo vissuto questa cosa serenamente. Abbiamo cercato di dare delle risposte, comunque di trovare un qualche cosa che potesse veramente essere importante per il paese. Secondo noi questo risanamento di questo sito lo è, senza considerare che ci abbiamo visto anche un po' di sviluppo di economia, un po' di sviluppo di... Cioè, non mi sento di dire fammi capire che cosa ci ha portato il comune. Certo, se dovevo portarci a casa non so quanti mille euro. No, io non volevo 1000 euro. Allora, cioè, questo no, sono io la prima a dirlo. Non si comprano le cose. Ma certo, infatti non si comprano le cose. Però è comunque il risanamento di un sito e di una cosa che dà preoccupazione. Anche la provincia, come sto qua l'ha detto, anche la signora dell'ASO, poi la riconfa... Cioè, questa cosa è veramente... A noi è sembrata una cosa che poteva portare... Non vuole dire miglioria, perché sicuramente non piace, non mi viene un termine, che comunque poteva portare giovamento al nostro paese. Risanamento. Cioè, questa è la spiegazione, l'iter di questo anno di trattative, perché non è stata una cosa semplice, diventate sicuramente molto assidue in questo ultimo periodo, perché si voleva dare una risposta, perché si capisce che la gente ha bisogno di una risposta, ma non solo il comitato, anche tutto il paese. Ma noi fino a questa sera non potevamo dichiarare questa cosa, perché non avevamo la certezza. E questo veramente. Chi è che resta proprietario della latteria? Non si può, Giuseppe, guarda, non è per cattiveria, non si può. No, compra lui, non può parlare. Compra lui, ti fai proprietario. Comunque non fa un altro maialificio, non lo fa, se questa è la preoccupazione, assolutamente no. Anche per il numero, spiego, perché 2000 maiali vengono via da lì. Assolutamente no. No, ma forse hanno spiegato il passaggio dei... Dopo ci sarà da cambiare il piano regolatore per quel pezzo di area lì, tenete presente, perché intanto che fate le varianti, perché avete anche quella lì. Marco, scusami, abbiamo detto ci sarà un'assemblea il 12 aperta a tutti, dove potremo dire queste cose se ci sarà permesso di parlare, soprattutto se non saranno interrotti gli ospiti che noi avremo, se ci sarà una consultazione, una serata piacevole come quella dell'altra sera, che è stata una serata molto interessante, a parte il finale, però parleremo di queste cose con tutta la popolazione, informeremo le persone e comunque abbiamo detto se necessario andremo a consultazione popolare, che fra l'altro era stata proposta proprio da te un mese fa, quando ci siamo sono trovati. Sono ancora su questo qua. Okay, perfetto. È che... Quindi, cioè, e questo è... Non è che ho cambiato idea. Le conclusioni, scusa, Arcate, se ti interrompo, le conclusioni della serata devono essere proprio queste, cioè a che punto siamo? Allora, abbiamo perfettamente capito qual è la posizione attuale del Consiglio, nel senso la minoranza dice di no, la maggioranza non sta dicendo di sì, la maggioranza sta informando, vuole informare le persone del punto attuale, cioè dove siamo arrivati? Siamo arrivati a questo punto. Se decideremo, l'abbiamo già detto, l'abbiamo scritto sulla lettera, la cosa migliore a questo punto, vista l'interesse, vista l'attualità, come diceva anche il regolamento, della questione, è necessario sentire la gente, sentire la popolazione, avere il suo parere. Quindi era necessario in questo momento, non dico fare un po' di chiarezza, ma fare un po' il punto della situazione. Allora, l'amministrazione è arrivata a questo punto, adesso sapete perfettamente qual è la situazione, cioè se verrà detto sì, allora adesso sapete finalmente cosa sarà, se verrà detto no, sappiamo esattamente che cosa, a cosa ci porterà. Quindi il senso della serata, veniva richiesto un dialogo, il senso della serata era proprio informare, fare un punto, siamo a questo punto. Dopodiché, dopo l'assemblea, che speriamo che sia un bel confronto anche quello, facciamo l'assemblea, è aperta, quindi non abbiamo questo problema, Giuseppe, di non poter parlare con questioni di regolamento. È un'assemblea aperta, non si possono fare, si fanno domande, si danno risposte, per, speriamo per tutto quello che viene richiesto.
A quel punto non arriviamo a una soluzione perché all'assemblea vengono solo 50 persone o perché ne vengono 100, ma comunque è difficile arrivare a una soluzione nel corso di un'assemblea. Allora a quel punto andiamo a consultazione popolare, è giusto che la gente dica la sua. Promessa, però era giusto anche... Promessa, Presidente. Lei si impegnerà per la consultazione? Io, Marco, ci siamo impegnati a fare un regolamento che non c'era. Le chiedo, io mi fido di lei. Ma degli altri non ti fidi? No, mi fido di tutti. Ma tu devi fidare di tutti, Marco. Cioè, allora, la consultazione c'era prevista, l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatto. Non voglio dire subito, ma l'abbiamo fatto il più presto possibile. Abbiamo già lavorato un po', l'abbiamo fatto insieme. Io do atto alla Presidente che questo percorso l'ha seguito. Non ho motivo per dubitare il modo su. L'abbiamo anche scritto sulla lettera, l'iter è questo qui. Adesso che siamo arrivati a un punto, adesso decidiamo, ma decidiamo tutti insieme. Secondo me a questo punto è la gente che deve decidere. Cioè noi ci dobbiamo, arrivati a questo punto, dobbiamo dare la parola alla gente, perché non ci abitiamo in 10 in questo paese, ma ci abitiamo in 1.000, non lo so. Posso chiaramente. Senza fare teatro. Lei, Presidente, ha detto una cosa giustissima. Diamo la parola alla gente. Che è la prima volta che si parla di una cosa così. Perché non l'ho mai chiesto. Non l'ho mai chiesto a chi? La gente. Allora, è una cosa che non era neanche prevista nei regolamenti, adesso la si è inserita nei regolamenti, c'è questa possibilità. Io applaudo all'iniziativa promessa dal Presidente del Consiglio. Sono soddisfatto di questo, non sono soddisfatto delle altre spiegazioni in merito ai pagamenti, alle ricompense per farci una porcinaia da 15.000 maiali, su questo non sono d'accordo, rimango completamente disaccordo, sono perfettamente d'accordo e faccio un applauso pubblicamente al Presidente dell'Assemblea Comunale. Al di là del questa parere, è la mia dichiarazione finale. Voglio solo concludere, al di là del parere che è giusto che ognuno abbia sulla questione, ti abbiamo semplicemente presentato quello che è il lavoro che è stato fatto dall'amministrazione comunale per equilibrare un po' quello che anche a noi, ascoltando le parole del comitato, è sembrato qualcosa sul quale ragionare. Quindi è stato fatto un percorso, abbiamo lavorato, siamo arrivati a questo punto, più di così non si poteva fare a questo punto. Vorrei aggiungere, Patrizia, che il fulcro del problema è che quella latteria agricola lì, se non la bonifichiamo ora, ce la teniamo per sempre. Perché nessuno mai, secondo me, avrà in previsione di spenderci i soldi che servono a bonificarla, e ce la teniamo lì per sempre, così com'è, con 2.000 maiali, perché adesso è a numero diciamo limitato, la capienza è di 4.000, c'hanno dentro 2.000 maiali, in condizioni molto ma molto precarie. E quando si parla di inquinamento, mi ha insegnato anche il dottor Guidozzi del consorzio Trepuò, che ha fatto questo lavoro per una vita, ora in pensione, l'inquinamento è quello lì. Non sono i nuovi insediamenti, l'inquinamento è quello lì. Questo l'ha detto una persona autorevole, un dottore, io volevo dirlo, che è presidente di una commissione ambiente, con la quale ci siamo comportati volutamente per non parlare solo noi così per... Altra cosa, ecco, volevo solo rispondere a Giuseppe, che quando nel 2011 fu approvato il PGT, qui dicevi che c'era quella norma che è stata inserita, chiaro che allora la minoranza nel 2011 non lo approvò, ma non lo approvò non per l'inserimento di quelle due righe, attenzione. No, non lo approvò per quello che ho detto, no, però il motivo te lo dico io, perché, no, spiegami. Il motivo perché non fu approvato, perché quello era un piano di governo del territorio, che è quello attuale, che non corrispondeva con i piani di sviluppo della loro minoranza. Era un piano proposto dall'amministrazione di allora. Vabbè, quindi il motivo essenziale di questa cosa era questo, ed era stato dichiarato anche sicuramente questa cosa qua.
C'è una dichiarazione di linea verbale, io non ho la copia, però so che c'è, quindi c'è anche questa motivazione. Dopodiché, l'ultima cosa, Marco, ma questo per non rimpizzarti su quello che ci siamo urlati in faccia non è la prima volta. Comunque, al di là di sono ancora qua, come discorso. Sta di fatto che hai iniziato tu, Marco, però lasciamo stare. Sono ancora qua. Oh, oh, mia. Perché l'ho steccato. Mettono steccato, sì. Foto. Ironico lo posso fare anche. Comunque, detto questo, quello che ti volevo far capire è che quell'impianto che c'è adesso, 4.500-4.600 miliardi, col biogas, c'è, è stato fatto. E allora perché rinnegarlo? Perché io lo rinnego? Rinnego il fatto che la decisione sia stata mia. Qui la decisione... Vedi, non metti le cose sullo stesso piano. Qui che decide per la costruzione o meno dell'impianto della BioPig, scegliete voi. Non è andato il PGT, non c'era il PGT. Ma l'amministrazione ha avallato. E l'amministrazione aveva un sindaco diverso da me, con cui non andavamo molto neanche tanto. Ma tu eri parte integrante? Sì, come tutti i consiglieri che sono qui. Ma il consiglio comunale non è stato neanche entrato in consiglio. Ha deciso l'amministrazione, non il consiglio. In quel caso ha deciso l'amministrazione. Il sindaco? No, se l'avete, ha deciso la giunta. Io non ero in grande sintonia. Facciamo tutto scritto, c'è il libro di rinnovamento. Spero che la serata. L'adunanza di questo consiglio sia stata quantomeno chiarificatrice e spero che i toni con cui eravamo partiti. Mi viene in mente qualche settimana fa, quando siamo andati a quel convegno sul paesaggio, sì, la conservazione, sì, del paesaggio, sì, e quant'altro, che era in un paese qua vicino, dove un noto relatore diceva: guardate che la conservazione del paesaggio non è la cartolina di quel posto che rimane così nei secoli dei secoli. Ecco, vi faccio riflettere su questa affermazione. Esatto. Io ti faccio riflettere che dipende da che idea tu hai del tuo territorio. Allora, del mio territorio, adesso io ti dico un'idea, del mio territorio, io non ho un'idea di una colonizzazione di maiali. Io del mio territorio capisco i limiti, so che il treno delle industrie, della IBM non passerà più. Sono conscio, sono tranquillo, sereno. So però che c'è un'agricoltura diversa. C'è un'agricoltura che impiega manodopera. C'è un'agricoltura che cerca di fare a meno dei veleni. C'è un'agricoltura che cerca di dare un volto reddituale all'impresa. Ecco, questo che voi state pensando non è né reddituale, perché c'era scritto addirittura nella via, lo dicevi tu l'altra sera, è un'impresa in perdita. Se non dà reddito al proprietario, c'è scritto sugli altri. Crediamo quello che vogliamo credere, però non è reddituale, non è pulita sicuramente. Del lavoro non ne dà, perché tu lo sai benissimo, se lui vuoi convincere di prova, ma non dà lavoro. Io ho visto Scotticino fondamentale, sì. Però allora, ma cosa dà questa qui? Ma cosa ci dà? Ci allontana. Gli agricoltori, chi sono gli agricoltori in questo momento? Quelli che mettono l'erba al turco? Io parlo degli agricoltori. Non sono agricoltori, sono pensionati. Andiamo agli agricoltori che mettono pere, mele, vigneti, meloni. Andiamo a questo. Fuori, in genere. Parlo degli agricoltori in genere. Tu prova a dire queste cose a un agricoltore, a vedere questo confronto con un agricoltore e vedere le risposte che hai. Ma sì, va. Sentiamo la cena. Io volevo dire che io ho certezze, sono contenta che qualcuno abbia delle certezze, io certezze importanti come mi spaventa il fatto che questa ditta si proponga adesso a percorso estremamente avanzato di bonificare un'area.
sono un po' tardiva, per rilanciare un po' le cose. Uno quando fa un progetto, secondo me, dovrebbe dire: questi, cari miei, metto sul tavolo le positività, le negatività, queste sono, queste restano. Non in corso d'opera cercare di raddrizzare il tiro. Comunque, tutto è possibile. Quello che mi chiedo è proprio necessario essere possibilisti solo sull'onda di una bonifica della, della latteria, quando l'architetto Pigozzi in prima assemblea forse ha detto che la responsabilità, secondo, okay, è dell'ufficiale sanitario nella persona del sindaco circa i controlli da fare su questi insediamenti. Allora io dico, lui ha detto testualmente, mi pare di guardare abbastanza bene queste parole, ha detto che stava nel sindaco poi fare i controlli e come era stata concessa l'autorizzazione ad aprire, il sindaco poteva farli chiudere. Poi, perché il sindaco più semplicemente non fa chiudere la latteria? Ci abbiamo provato. Siccome io non so più a chi credere, perché a questo momento allora faccio una cosa. Ma te lo dici, allora voglio capire. No, ma la domanda c'è stata. Voglio capire, perché domanda perfetta. Io non ho certezze, ho tanti dubbi. Gli abbiamo fatto anche noi la domanda. Allora, questa cosa ovviamente non ho uno scritto, è un'indagine che io ho fatto, sono andata a parlare anche con delle persone. In particolare anche col dottor Guidorzi, che ha lavorato per l'AS 20 anni e per 20 anni è andato su tutti i vecchi siti da bonificare, perché comunque non c'è solo quello di Schivenoglie in queste condizioni, ce ne sono tantissimi, certo, tantissimi, e tutte le volte che lui ha segnalato certe anomalie, pericolosità, insomma, non ultimo 3 o 4 anni fa, questa latteria è stata chiusa proprio perché era stata risulta. Non mi ricordo se è stato prima del terremoto, non mi ricordo. Hanno chiuso, ha fatto pulire il fosso. Esatto, hanno dato due prescrizioni, addirittura hanno ridotto il capo dei capi dei maiali come se con meno maiali la latteria fosse a norma. Naturalmente la latteria non è a norma, perché nessuno dell'ASL, e l'abbiamo detto qua che c'era anche la signora dell'ASL in conferenza, poi avvalla la chiusura di questi siti. Io il perché ufficiale non lo so. Quindi Pirozzi non ha detto proprio la verità. Ti posso dire una cosa? No, è la verità che tocca al sindaco, viene al sindaco, non ce la fa, questo non ce la fa da solo. Non capisco questo, però non mi può venire a raccontare l'architetto Pigozzi, dire è responsabilità del sindaco, io l'ho fatta, viene là le mani. Il sindaco può informare le autorità competenti, che sono ASL e ARPA, sulle loro verifiche, che l'ARPA decidono al sindaco, il sindaco può prendere la decisione di chiudere. Allora, tu sai che i funzionari di ASL e ARPA, quando vanno lì, non te la fanno chiudere, non ti mettono in condizione di chiudere. Ti fanno 3 prescrizioni che loro fanno e riapre. Questo è il concetto. Quindi mi stai confermando che quello che ha detto Pigozzi non è verità. Ha detto, non so se era il sindaco lo stesso, ma non è detto che il sindaco risolva. La maggioranza non si è mai detto quasi nessuno. Perché volevo capire se io ho inteso bene quello che lui ha detto, ma questa frase mi sembra di ricordarla. Quando è stato anche quando tu gli hai dato il tuo intervento per le tue possibilità. Lui ha fatto questa affermazione. Io? Sì. Io no, questo no, è urbanistica. No, tu hai fatto un altro intervento, però eravamo più o meno lì come disposti. Però scusate. Penso, io non ci adesso, credo, ascoltando Katia. Pensate, e avete detto una cosa giustissima. Pensate che nessun sindaco e nessuna ATS fa chiudere qualcosa, va bene? Tu prima mi hai detto metteremo una commissione che vigilerà sullo spandimento dei liquami. Sai quanti sono le riescono a controllare il spandimento dei liquami? In che senso sai quanti? Cosa vuol dire? Sì, quanti comuni, quanti precedenti? Nessuno. Perché non ci sono le guardie zoologiche, perché i comuni non hanno i vigili, perché il sindaco non è attrezzato per fare quelle cose lì. Per cui una volta che fanno allevamento devono spandere 10, se poi capita di spandere 30, ne spandono anche 30 e tu non sarai mai in grado di andare a controllare. Pensa a te, non sono in grado di far chiudere un trapiccolo, perché è quello lì. È diversa una situazione, è diversa. Tu concordi con me
che i liquami, i liquami. Cioè, ti faccio capire quello che vuoi, creare problemi a... Volevo dire solo questo, concordi con me che i liquami, anche delle porcellaie che ci sono a Pingentola, che hanno i terreni qui su Schiavenoia, li vengono a spandere qui. Abbiamo abbastanza. Ma quei terreni che sono di proprietà di questa società, lui è pienamente abilitato a spargerli lo stesso. Allora concordi che c'è da fare un regolamento sullo spartimento come a Rodico? Perché lo presento io regolamento. Ma lì c'è un piano, ma presento la provincia. La provincia, durante la prima conferenza dei servizi, abbiamo richiesto testualmente anche noi, se tu vai a vedere il verbale c'è. Il piano di spandimento liquami di quella del... Sì, no, ma il piano di spandimento con il nostro regolamento non è come quello del comune di Rodico. Perché il comune di Rodico, adesso spero che la regione faccia le linee guida sulla base, come ci ha detto l'altra sera Fiasconaro, il comune di Rodico chiede le analisi prima e dopo, puntuali, perché vuole sapere cosa ci va a finire lì e quanto ci va, perché poi è comodo se io il maialificio, insomma l'allevamento Schiavenoia, portare la roba sempre in quel terreno mio e non passare la fiuma che mi costa di più come col polpo, col bossini, quindi bisogna fare un regolamento serio come hanno fatto, come fa Chizzoni e Rodi. Tra l'altro altra cosa, quei signori di Pingentole che vengono a spandere qui, spandono con la botte e il gente. Che è la cosa più orribile che ci possa. Noi abbiamo solo Sandro Rossi, come facciamo? Cioè, no, abbiamo una polizia che vuole volontariato. Ma quello che è stato letto prima, c'è scritto che noi ci avvaleremo della competenza degli agronomi. Ma possiamo fare noi i controlli? Che sono qui. Adesso capisco anche le compensazioni, ma se l'anno scorso fosse venuta la VSR e ci avesse detto voglio venire a Schiavenoia a fare la VSR anziché a San Giovanni, nel frattempo mi compro l'ex SPOM e ve la metto a posto, deve essere questo il sistema. Ti ho fatto un esempio, un'altra ditta, infatti lo SPOM è un'altra ditta, la mia nanateria, dobbiamo essere noi qui su, accettiamo queste cose, non c'entrano niente, non hanno l'impatto di suino una ditta così, ma forse perché non c'è l'Angelo, ma forse l'Angelo lo può dire tranquillamente, mi sembrava abbastanza caro, ma lo posso dire io. Concludiamo la frase. Comunque, hai cambiato idea. Quante volte hai cercato di attribuirmi la porcellaia, la prima porcellaia? Va bene, 6.000 maiali. Quante volte hai visto a Schiavenoia spargere il liquame e immediatamente interrarlo? Quante volte? No, ma ti chiedo, hai mai visto procedere con una botte e poi interrarla, oppure addirittura partire con una botte che interra direttamente il liquame? Interra direttamente? Non dovrebbe essere così. Questo è il regolamento. Quando ho tirato via la canna, poi l'ho fatto. Loro lo fanno subito. Ah, c'era Bignardi dietro. Loro lo fanno subito dopo. Sì. Però l'ho visto, forse sta solo lì. Ma basta prescriverlo nel regolamento. Ma non è da provare. In teoria non può stare più di un giorno. Non posso stare in un regolamento prima che ci sia l'insediamento. Comunque, pensateci bene: sono 20.000 metri cubi all'anno. In più. Non dire un Lo prendo dal piano. Perché vuoi far clamore? Dobbiamo dire una cosa, che se lo spandimento liquami viene fatto come deve essere fatto, è concime per il terreno, e questo non sono io a dirlo, ma è concime per il terreno, deve essere fatto nei limiti di legge. Sono d'accordo. Questo è il concetto. Però non è questo che io auspico per Schiavenoia. Non ho futuro come amministratore, però come cittadino auspicherei che per Schiavenoia culture diverse dal grano turco, lungo usati, fertilizzanti velenosi, tutto quanto di peggio c'è va nel grano turco. L'acqua potabile di cui si sta avendo una carenza che diventerà una risorsa importante viene consumato in maniera esagerata dal grano turco. Il grano turco non dà reddito se non a pensionati che hanno già una pensione, perché sennò vi sera. Però non è monocultura.
Però è una monopolio. No, stiamo passando da un territorio. Lo può dire anche lui. Non è monocoltura, l'agricoltore è obbligato a avere tre. Sì, 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 sì. Sono agricoltore piccolino, ma sono agricoltore. Dopo mi metto. Tanto a questo, poco a questo e niente all'altro. Dai, lasciamo perdere. Non mi vengono a raccontare l'altro. Ma il ciclo produttivo. Comunque, credimi, stiamo passando da un territorio parcellizzato, dove ogni famiglia aveva forse fin troppo parcellizzato, stiamo passando al latifondo. E tu sai che il passaggio dalla parcellizzazione al latifondo porta a un'agricoltura estensiva e non intensiva, non di qualità ma di quantità. Stop. E chiudo. Rispondo io che sono mio. Allora io faccio mio. C'è. Però io ho avuto la fortuna che mio papà mi ha lasciato un pezzo di terra. Sì. Perché non è che un giovane si improvvisa andare in campagna. C'è. Allora. Hai ragione. Io sto modernizzando la mia azienda, sto spendendo un sacco di soldi, ho la fortuna che è venuta anche la Regione Lombardia a casa mia, fa un PSR, c'è un esperimento fatto a casa mia, però a me non mi fa paura. Non ti fa paura? Non mi fa paura, cioè nel senso, non è che non mi fa paura. Allora, io ho chiesto, io posso fare il nome e cognome, io ho mio suocero che ha lavorato all'ASM una vita, dopo andato a lavorare per Moratti. Sai cosa mi ha detto? Si è informato, perché lui è un po' fuori da alcuni anni, che devo stare più attento a un allevamento di polli, per un semplice fatto, che fanno uso di antibiotici, l'antibiotico finisce poi nei liquami e il suino non ha così bisogno come il pollo e il tacchino. Chiusa parentesi, vado avanti. Allora, a Schivenoglia, i giovani che vanno in campagna quanti ce ne sono? Visto che stiamo facendo un dialogo, ma ce ne sono Schivenoglia? Sono il più giovane. Adesso che è un buon Paolino, perché suo nonno, nella sfiga che è morto suo figlio, gli ha dato la terra da lui. Okay. Altri giovani li vedi? Sì, ma questo ma non no, è... Ma tu pensi che con le pere e con le mele si diventa ricchi? No. Tu stai chiamando le mele, le pere e la ricchezza? Si fa reddito. Ma la Maura te lo può dire se si fa reddito col vigneto? Sì. E con cosa fai il reddito? Scusa Luca, ma chiede, ma sei una contraddizione vivente. Ma infatti, sei un giovane, no, ma lei ti sta dicendo e sta puntando tutto sul bilancio, mi viene a dire questo. Beh, fammi la domanda, ma tu dovresti essere il primo a dire no alla porcinaia, che non me ne frega niente, perché a te non serve niente, a te serve un ambiente pulito dove la tua merce venga valutata. Ma guarda che non sei così forte. C'ho la fogna di fronte dove tiro sull'acqua e do le piantine, ci sono i detersivi, io ho tutte le pere contaminate di fosfiti che non posso vendere in Germania o nel nord Europa, perché ho le fogne che ci sono i detersivi di fronte, perché ho le case senza fogna. Io le dovrei dire delle cose. E Tiziano, la carta, gli ho detto questa cosa qua, io ho fatto fare l'analisi alle acque, tu quello del consorzio, allora io ne ho di cose da dire, ma non mi fa paura la porcellaia, o meglio, voglio che, come ha detto la Patrizia, sia una decisione, visto che è un precedente importante, perché per l'antenna la consultazione non c'è stata, un comitato è nato, ma nessuno l'ha chiesto, voi vi siete messi in gioco, avete chiesto la consultazione? Io ho incontrato il presidente. No, ma voi avete proposto la consultazione? No. Allora perché? Ma perché dovevo proporre la consultazione se non me la chiedono? Non te la chiedono. A parte che quella mia. Ma questo comitato non l'ha chiesta. Questo comitato qua che sono fatti, si fa davanti. Pianina, si fa sbrigare la roba. Che quell'antenna là. Che quell'antenna là. Io non l'ho mai cercata. Il giorno del 6 di giugno mi sono diventato sindaco per la terza volta, la seconda. L'antenna era già davanti al campo sportivo. No, non quello ufficiale. C'era già una concessione, di 6.000 euro, poi avete l'onere di averla rinnovata. Non parliamo di ciò, parliamo di maiali. L'unico effetto positivo dei maiali è che i maiali determinano la distanza dai polli obbligatori per legge. L'unico effetto. Perché dove c'è un allevamento di maiali ci sono delle norme sanitarie che impongono delle distanze molto alte per gli allevamenti avicoli, perché ci sono dei problemi sanitari gravissimi. Quindi il fatto che tu abbiano nominato i polli c'entrano. Però ti dico,
Io posso dire il mio parere? Ho diversi problemi a fare io, ma non sono preoccupato che questo allevamento... Ti abbiamo interrotto perché stavi arrivando su un ragionamento di consultazione, scusa. Esatto, cioè io dico che la consultazione, penso che debba il comitato, che nelle altre occasioni non si è visto, non si è sentito, non si è fatto niente, oggi ha ottenuto un bel risultato secondo me, ma questo per la democrazia di questo paese. Voglio solo dire questo, il comitato, lui, quando Raffaele, che io posso, è andato via, è venuto a trovarmi in campagna, oh ma tu cosa penso? Raffaele, impegnati, a San Giovanni, per la USR è stato fatto un comitato, è tutto aperto da Raffaele, è nato poi dalla Maura, è nato dalla Grazia, è tutto lì, è nato, guarda, fai pure quello che vuoi, impegnati, cerca di fare quello che vuoi, cerca qualcosa, cioè per dire, Raffaele è venuto da me e dopo è andato dalla Maura, o comunque la Maura forse era già partita, non lo so, per adesso questo passaggio non lo so, però per dirti, mi sono ritrovato a casa la gente, gente che ha firmato, perché sua moglie, suo figlio ha firmato, io non sono contrario che la gente si esponga o che dica le cose, che chieda con garbo, con educazione e gli verrà risposto, perché penso che qua nessuno sta nascondendo niente. Non sta nascondendo. Beh, qui si è partito per una diretta, non negarlo. La direzione è quella dell'approvazione della variante. Forse se casca giù la stella cometa, allora forse si cambia la direzione, se no si cambia il piano regolatore. Questa è la direzione impressa. Mi sbaglio? No, mi sbaglio. Ho piacere. Però qui metteremo una firma. Di essere smentito. Metterò una firma e se mi smentirai andiamo a cena insieme. Comunque a fare video, Marco. Si fa fatica a fare video. Se non ho finito ma faccio fatica a fare reddito, se mia moglie non lavora io non faccio reddito. Luca, però posso dirtelo così, ma non mi simpatia, ma aspettavo che tu fossi uno dei pochi della maggioranza ad essere critico su questo progetto, a volte prendo delle cantonate che sarebbe meglio che stessi a casa. Ma tu Marco puoi avere, anch'io posso avere delle idee su di te, cioè non ho cattive idee, ma no, ma io a me ti ho detto, pensavo, mi hai chiamato in casa. Ha due figli piccoli. Allora? Ha un'azienda dedicata al biologico, forse è sensibile un pochino, si vede che mi sono sbagliato. Le sensibilità sono diverse. Marco, ti abbiamo espresso comunque il sindaco quando ha fatto la sua relazione, ti ha espresso che anche noi abbiamo avuto e abbiamo delle perplessità. Ma non mi pare l'ha detto, Marco, abbiamo detto che è stato percorso una strada, siamo arrivati a questo punto, adesso la gente deciderà, perché ne dire che... Perché non si avvisa che la gente sai cosa. Patrizia, sai cosa dice? Sai cosa dice la gente, un po' di gente. Sai cosa dice? Ma tanto già. Adesso te lo dico perché non è arrivata. Scusa Patrizia, certo, ha ragione, l'abbiamo sempre detto. La gente non ci ha sentito. Ma ragazzi, ma noi mi dispiace dire questa cosa. Facciamo che non verbalizziamo, stiamo parlando. Scusi, lei quando chiude la seduta non si verbalizza. Tu non puoi fare dichiarazioni ufficiali così. Non è una dichiarazione. Il segretario deve fare il suo lavoro. No, ma Giuseppe, capiscimi. No, non ti capisco. Allora, sono l'unico che ha preso delle parole l'altra sera perché ho parlato. Infatti mi sono commossa, non ho capito se mi ha preso per i fondelli per l'ennesima volta o se ha detto una cosa vera. Allora, la mia difficoltà è che non mi prendono mai sul serio. No, però la difficoltà è che è grave capirsi. Sì, però se io ho preso delle parole vuol dire che io te le metto con sincerità. Ti ringrazio, io ci credo. No, come ci ho creduto l'altra sera. Però non so cosa volevo dire, adesso ho visto che c'è chi registra. Sono qua e te le confermo tutto. Ok, allora possiamo verbalizzare, non è che non volevo verbalizzare. Adesso dico dottore, non volevo far impazzire il dottore, non è che non volevo si verbalizzi. Perché questo messaggio non è passato alla popolazione? Al di là che non è stato detto quello che è stato detto stasera, volutamente perché ancora non sapevamo. Ma guardate ragazzi che io personalmente... Tutti i miei consiglieri, che comunque le ultime due volte non sono neanche venuti all'assemblea, si sono sentiti veramente, cioè ragazzi, ma io sono stata male, ma che cosa vi rispondo in un'assemblea dove mi si è detto di tutto, non parlo come personale di amministrazione, ma come facevo io a sentirmi bene, avere la tranquillità e la serenità di parlare come sto parlando stasera, che possiamo pure verbalizzare, però io stasera ho detto le mie cose. Io penso che l'amministratore, come sei venuta tu, aveva proprio il dovere
morale e istituzionale di presenziare a tutte le Milena, è stata una scelta, siamo per voi. No, gli rispondo io. No, è stata una scelta. Vabbè, io non ho sempre tre patte e mezzo dove vieni malati e gettoni in campagna. No, 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 ma io ti ho detto, mi hai tirato in causa. Avevo due petit con la febbre, mia moglie era malata e gettoni in campagna. E stasera con la febbre 38. Sono messa a dire, io non provo la febbre. No, 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 noi la prima assemblea volevamo avere un confronto con i cittadini, siamo stati, ma tranquillo, siamo stati aggrediti. Ma veramente? Sì. Nella prima assemblea ci potevano continuamente la parola. Nella seconda assemblea con i tecnici non potevano parlare, erano continuamente interrotti. Né? Continuamente. C'era tutti. E tu dopo queste due assemblee dove io dicevo degli insulti, un'aggressione verbale totale, tu credi che io debba andare a casa di chi mi insulta e aggredisce? Questo doveva andare a casa, questa, stava a venire, stava prudente. La casa è quella là, non è stato fatto, ma loro... La stava con la stessa ma io dovevo, secondo te, secondo me dovevo andarci. Perché loro si sono comportati bene nei nostri confronti. Hanno voluto un confronto aperto, tranquillo, no. Io non lo sto dicendo. No, lo volevamo noi. Io non lo sto dicendo. Lo avremo da questo momento. E lo dico, questo può essere a verbale. Però secondo me, questo, punto, fine. Comunque, ripeto, se non è passato questo messaggio, non è passato. Ma sappiamo benissimo che non è passato, ma lo sappiamo benissimo, ne abbiamo parlato anche dopo la serata del lunedì, martedì, cioè ieri ci siamo trovati e l'abbiamo detto, ma non possiamo parlare con la gente in maniera aperta e serena, tranquilla, se non avevamo ancora tutte le argomentazioni mentali pronte e corrette. Ma non posso mettere la sedia, ma tu pensi intanto che dopo stasera ci sarà un clima disteso? No, però io dopo stasera parlo molto serenamente, tranquillamente, altrimenti, cioè con molta libertà. La conferenza dei servizi la prima della provincia. Quindi non siamo i soli a doverci esprimere, c'è anche la provincia, eh? Okay. No, 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 perché qua sembra che il giorno dopo noi dobbiamo esprimerci. No. Qui c'è tutta una serie. Sto parlando delle sensazioni. Ma sono le stesse che abbiamo avuto noi, Milena. Ma sono le stesse che abbiamo avuto noi. Sensazioni, non abbiamo mai detto niente, mai fatto una nostra proposta. Ci veniva continuamente tolta la parola. C'eravamo tutti, signori, c'eravamo tutti. Avete avuto l'occasione di, cioè, come dire, avete avuto il tempo di raccontare ciò che stava succedendo, ma questo prima che la gente iniziasse a intervenire, forse la gente si è caricata per il modo e per il messaggio che è arrivato, e probabilmente è arrivato un po' di storico. Ma è arrivato lo stesso messaggio, che noi aspettavamo tutto il percorso dell'iter, spero che qualcuno mi abbia registrato allora. No, non credo. Peccato. Che noi aspettavamo tutto questo percorso, che volendo stiamo ancora aspettando, io ho cominciato a dirlo allora. Però, disastro, però ecco, hanno già deciso di fare. Beh, ascolta, infatti, ma adesso tu continui, hanno già deciso. Ma se tu non dici niente alla gente, se continuano a circolare notizie e di proposito nessuno dell'amministrazione parla. Non di proposito! La gente sai cosa fa? Pensa delle cose che non può pensare, però che non dovrebbe pensare. Siamo consultazione, si sapeva che, si, che era nell'area che la volevamo fare. Perché cosa? La consultazione, perché se l'abbiamo decisa qua in preconsiglio quella sera là. Non è vero che non sapevamo che fomentare questa cosa. No, aiutare a non fomentare. A non fomentare. Ho cercato di adoperarmi fino adesso per starne fuori neutro. Beh. Adesso non riesco a stare nel nero, scusatemi, perché sono tre ore che parliamo, però alla fine qual è la sensazione che io porto via di qua? Ci siamo dette tante belle brutte pochine, ma tante belle parole, però alla fine cosa rimane? Che l'amministrazione è determinata a portare avanti un procedimento che non è obbligato a portare avanti, con l'intenzione di arrivare alla votazione di ottobre, novembre, quando sarà, per modificare il piano regolatore. No. Per me questo è inaccettabile. Abbiamo detto che c'è un piano regolatore. Non dico le mani al Presidente per un'altra cosa, tu adesso stai dicendo questo. Ma la partita, la sensazione qual è? Allora poi hai fatto un passo per il comitato, come dirlo. Ma noi abbiamo fatto un passo col comitato che ci hanno solo insultato dall'inizio. Ah, allora è una questione di persone. Ma ci siamo sentiti anche ieri, mi piace che non è.
confrontarsi è diverso. Posso dire una cosa? Il modo di confrontarsi è diverso. Puoi dirlo, puoi dirlo. No, nel senso, siamo tutti dei non voglio fare polemica perché proprio guarda me. Però quello che voglio dire io Facebook non ce l'ho, adesso mi dispiace tirarlo fuori, però si è letto più volte su Facebook, è una frase a me mi ha dato molto molto fastidio, a me personalmente, perché non trovo giusto che una persona che, primo, io non so chi sia, secondo, non lo vedo, mi venga a dare del nofio. Primo, questo io l'ho fotografato, ho la foto, su una dichiarazione, una cosa che aveva scritto la Grazia, ha risposto la Cavallini e poi sotto lei risponde sono tutti mafiosi. Questa cosa a me ha dato molto molto fastidio, questo lo devo dire, non voglio fare polemica, se volete vi faccio vedere la foto e non ho problemi. Dopo, non so, l'hanno tirata via? Sì, l'hanno tirata via. Immagino. Però se permetti, se permetti Giuseppe, ci sarà un nome e cognome di quello? No, no, perché questa c'ha un nome, c'ha una foto con una tigre, chi è la? Va bene, però Marco, allora, scusa, finire. Il mio, io dico, come la, io la penso come la Patrizia, io sono quello che ha detto la Patrizia, io lo condivido. Quello che diciamo tutti, l'abbiamo detto, però ritengo che su Facebook a volte si è esagerato molto nei confronti dell'amministrazione, forse più verso il vice e il sindaco, devo dire. Alcune e ritengo che secondo me ci debba essere rispetto da parte nostra e da parte vostra nei confronti dell'amministrazione in maggioranza. Poi io capisco che voi... Ma chi lo sta dicendo? Lo sto dicendo al comitato. Ah, vabbè, ma non, non parla, a voi. Non si deve parlare al comitato. Lo so, però visto che lo dirò il 12, però adesso lo accendo. Però visto non che... Siccome noi non possiamo rispondere... è comodo. No, io non sto... Il regolamento viene che non si tiene... Allora si rivolgo al pubblico. Niente, allora mi rivolgo al capogruppo, mi rivolgo al capogruppo di maggioranza, che magari... ora lo dico di ignoranza, lo dico a Marco. Va bene, mi ha dato ora il 12, ripeterò queste cose, se lo vogliono sentire, se mi vogliono rispondere mi rispondono, ma io con questo non vogliamo sapere chi è. Io non voglio, Marco, non voglio far polemica nei confronti. Voglio sapere da me come la penso, voglio sapere chi è la persona lì. Però, se permetti, quando dice Tiziano Alcate ci hanno attaccato, non siamo, se permetti a me personalmente questa frase, che sono tre parole, mi ha dato fastidio. Tutto lì. Dopo, se mi vogliono rispondere, 12 mi risponderanno. Io ti rispondo per quando mi compete. Ah, certo. Per quello che mi compete, ogni amministratore pubblico si mette in pubblico, si mette in gioco. Io non ho mai ricevuto messaggi su Facebook perché non è uno strumento che. Però Marco, se qualcuno ha bisogno di dirmi me lo dice. Marco, nonostante questo, nella mia carriera di sindaco mi saranno arrivate centinaia di lettere anonime. Bravo, ma non so un po' di tutto. No, sforzi, adesso invece della lettera anonima ti mandano. Però Marco non è simpatico. Non è simpatico. Guarda. Marco, io ti dico che personalmente mi puoi dire di tutto. Personalmente la Ferrari che faceva. Mi dà fastidio, posso dire la mia. Marco, la sto togliendo tutto come mi è stato consigliato. Perché non dico che non è la sua. Basta, io dico solo che. No, però succede a fare un amministratore pubblico. Ah, ma ci sta, ma certo, ma io sono. Ma infatti dico che. Però permetti che posso dire che quando voglio ricollegare al fatto che Tiziano dice perché non sono venuto, perché sono stato attaccato, io posso anche capire. È uno dei presenti? Io non rifarò le conclusioni che ho già fatto tre volte, insomma spero che siano arrivate nonostante adesso questa ultima incomprensione. A questo punto, segretario, se volete votare il documento, votate il documento. Votiamo il documento. Cioè, il discorso era quello che... Stai scherzando? Per me è inaccettabile. Ma allora non faccio dichiarazione di voto perché non sono in dissenso con il mio voto. Per me è inaccettabile. Assolutamente inaccettabile. Noi stiamo votando la petizione. No, presidente, scusate, l'oggetto è però siccome dopo
il documento, quello che ha letto il sindaco, è straparere che quello che aspetta. No, che si voti quello che c'è all'ordine del giorno. No, quello che c'è all'ordine del giorno. Quindi aspetto che il segretario ci venga in mente. Allora, insomma, cosa esame della petizione. No, ma qual è la proposta? Di approvare il documento che ha letto il sindaco? Pronuncia, va bene, allora. Pronuncia, questa è la pronuncia. Che è contraria alla richiesta. Va bene, allora determinato. La pronuncia non interpreterei proprio così. Come no? Vabbè, è contraria a dichiararsi in questo momento indisponibile alla proroga, in questo momento. Sono contrario all'ero sociale. Vabbè, siamo contrari. Dobbiamo, a questo punto votiamo. Il consiglio si pronuncia. Si pronuncia. La proposta è del sindaco di quel documento letto, il consiglio vota questo. La nostra posizione sulla petizione è questa. La minoranza dice la nostra sarebbe quella, dice noi vorremmo provarla quella petizione così almeno. Siccome si vota quello del sindaco, noi votiamo. Io metto a perfetto. No, sarebbe votato a favore. Va bene. Va bene, presidente, proceda alla. Il voto. Aspetta un attimo che se ne parli. Sì. No, perché sembra che è un po' strano, il problema di glicemia, qui che c'è anche più acqua. La tensione da tabagismo. Quindi che mantiene. Va bene. Insomma l'orario, insomma. Va bene. Sette di sera. Allora, chi è a favore del documento della maggioranza? Fotografate bene, fotografate, perfetto. Contro? 3. Scusate per il toglio allora.